Ci siamo? Buonasera a tutti! Sono Mazzaroni, Pier Ardigò, Eugenio Vecchi e Fabrizio Pavani. Stiamo aspettando Eugenio Vecchi, grande attivista, c'è anche Paolo, gli amici del Cliva, della Toscana. Un saluto alla Toscana! Ferventissima regione dal punto di vista dell'attività rivolta alla libertà di scelta. C'è qualcuno che sostiene che ci sia un danneggiato ogni milione. Non è vero! In comune hanno una cosa queste quattro persone, questi quattro uomini. Hanno perso i figli. E i decessi dei loro bambini, delle loro bambine, è stato certificato, è stato riconosciuto dal Ministero della Salute, quindi un dato incontrovertibile. È il dito medio più famoso di Facebook! Più bello della libertà è il sentiero di Nicola Thomas Ghidotti. Ciao a tutti, ringrazio tutti i presenti, soprattutto gli amici del sentiero che sono arrivati da tutte le parti d'Italia, qualcuno dall'estero, isole comprese, e siamo qua oggi. Scusatemi se leggo dal foglio, ma è quello che mi ha permesso di dire il mio avvocato. Allora, come vedete ho la maglia nera, la porto in segno di lutto verso i morti a causa delle vaccinazioni. Sono una macchia nera in questo mare arancione per rimarcare il fatto che noi esistiamo. Come esiste mio figlio Nicola, gravemente disabile a causa del vaccino obbligatorio, che lotta ogni giorno contro la sofferenza, tenendosi aggrappato alla vita. Quella vita che gli è stata rubata insieme al diritto di essere un bambino, di vivere come un bambino, ma soprattutto lotta contro l'indifferenza e la violenza di questo sistema istituzionale criminale genuflesso all'industria farmaceutica. O se preferite, messo a pecora. Maglia nera in segno di disprezzo verso questo governo di non eletti che non rappresenta il popolo italiano, ma gli interessi di pochi potenti. Questa è una raccomandazione. Stiamo uniti fino alla fine, senza indietreggiare mai, contro di loro, per difendere i nostri bambini e per difendere la libertà di scelta. Giù le mani dai bambini, 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 giù le mani dai bambini. Ma la questione dei vaccini che stiamo affrontando ha qualcosa a che vedere con questo, con l'interesse privato e multinazionale. Vi ricordate tutti, credo, la questione delle mega tangenti legate ai vaccini per l'epatite B? Ecco, forse è arrivato il momento di decostruire lo sguardo dominante, di provare a far valere una visione alternativa. Occorre pensare altrimenti rispetto a come il pensiero unico dominante vorrebbe che si pensasse, senza capacità di vedere le cose alternativamente. Lasciatemi dire allora
che oggi l'interesse prevalente è sempre solo quello del capitale e dei suoi agenti senza cuore che mirano unicamente all'arricchimento illimitato. Come nasce questa vicenda di cui stiamo parlando, dei vaccini obbligatori? Facile, non è una scelta dell'interesse nazionale italiano, nasce oltreoceano, nasce al di là dell'oceano. Ricordatevi che nel 2014, in un incontro che si svolse oltreoceano, questo fu il verdetto che potete trovare direttamente esposto sul sito del governo, quindi qualcosa di pubblico, nessun complotto. Vi leggo il passaggio. L'Italia guiderà nei prossimi 5 anni le strategie e le campagne vaccinali nel mondo e quanto deciso al Global Health Security Agenda che si è svolto il 19 maggio scorso, 2014, alla Casa Bianca. Il nostro paese, rappresentato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, accompagnata dal Presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, professor Sergio Pecorelli, ha ricevuto l'incarico dal summit di 40 paesi, cui è intervenuto anche l'ex presidente USA Barack Obama. Fine della citazione. Allora, qui non c'è nessun complotto, per chi abbia l'onestà e il coraggio di guardare la realtà in faccia e non compia il gesto dello struzzo che nasconde la testa sotto la sabbia, siamo al cospetto di una scelta presa a Washington, al cospetto di potenze internazionali capitanate dall'ex presidente Obama, in cui si sceglie e si delibera di eleggere l'Italia capofile, apripista di una nuova strategia mondiale di vaccinazione coatta. Global Health Security Agenda si chiama. Lo sappiamo, il capitale biopolitica domina le vite umane, si appropria della nostra nuda vita e occorre concentrare allora l'attenzione sugli interessi materiali. Abbiamo qui a che fare con un grandioso interesse multinazionale che andrà a lucrare sulla pelle dei cittadini e gli italiani saranno l'apripista della nuova tendenza. Il capitale ha deciso, oltreoceano, che l'Italia dovrà essere apripista. Lo Stato italiano, in questo caso Lorenzin & Company, non fanno altro che eseguire ciò che viene deliberato a Washington. Per questo oggi occorre più che mai ripartire dall'interesse nazionale e opporsi in tutte le forme. Le due cellule di resistenza rispetto ai meccanismi di mondializzazione apolide sono la famiglia, come primo luogo genetico della comunità, e lo Stato sovrano nazionale, come compimento dell'etica. Per questo oggi il capitale mondialista sta distruggendo insieme la famiglia e gli stati sovrani nazionali, di modo che il mondo intero diventi un unico mercato senza più confini, senza più diritti sociali, e gli uomini tutti diventino un'unica massa morfa di consumatori coatti, costretti a essere vaccinati in massa e chissà quali nuove pratiche biopolitiche saranno sottoposte. Ecco perché occorre, io credo, ripartire dall'interesse nazionale, ecco perché occorre oggi più che mai opporsi a questa nuova dittatura finanziaria globale, a partire dai nuclei di resistenza, la famiglia in primis, che oggi è il primo nucleo di resistenza. Ove vi è famiglia, vi è speranza e vi è comunità. Per questo occorre, lo ripeto, valorizzare i nuclei di resistenza rispetto a questo. Non potranno ignorare la presenza di migliaia di persone che pacificamente espongono le loro ragioni. Non è una questione medica, è una questione politica, ripeto. E tutto è politica, non c'è un al di fuori della politica. Per questo è particolarmente importante, credo, essere qui, prendere coscienza del problema, guardarsi intorno e riconoscersi. Mai come oggi vi è bisogno di riconoscimento e di riconoscimento degli sguardi altrui, per comprendere che nonostante ovunque domini la solitudine dell'individuo, del lavoratore non più rappresentato, del singolo abbandonato alla sua sorte, vi è la necessità di ricostituire comunità resistenti, che riscoprano il senso della comunità, della società e dei diritti e che si oppongano rispetto a queste logiche multinazionali. Oggi più che mai occorre ripartire da qua e per questo possiamo dire che finché vi è lotta vi è speranza. Chi lotta può sicuramente perdere, ma chi rinuncia a lottare ha già perso. Abbiamo chiamato lui
non ha esitato un solo istante e ha preparato anche un brano per questa giornata. Ha vinto il Festival di Sanremo, è un grandissimo cantautore, un grande artista, Giuseppe Bovia! Voglio cominciare con un brano che non conosce nessuno, che è questo. Dagli di volume, Gri. Perché i diritti dei bambini sono più importanti di quelli dei grandi. Fanno ciò che vuoi, mentre i bambini fanno ciò che agnolino. Se c'è una cosa che non so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che da un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno dammi la mano, perché mi lasci solo, sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può. Voglio tornare a fare oh, voglio tornare a fare oh.